Siamo qui oggi per parlare di una piacevole iniziativa organizzata dal Comune di Rivara, la tradizionale fiera autunnale giunta quest'anno alla sua 153esima edizione. La kermesse prevede un programma molto ricco e intenso iniziato già la scorsa settimana e proseguirà questo weekend con sabato 17 di settembre con il Palio dei Rioni, tradizionale gioco rivarese, nel pomeriggio con il gioco dei bambini e successivamente la domenica con il primo memorial dedicato a Gianni Rolle con un raduno di auto d'epoca e di 500. Siamo qua con l'amministrazione rivarese, con il sindaco Roberto Andriollo, al quale chiediamo quanto impegno ha messo questa amministrazione nell'organizzare la consueta fiera autunnale. Come tutti gli anni, come dicevi giustamente tu, è il 153esimo anno della fiera autunnale che aveva un regio decreto, quindi una fiera autunnale ufficiale che portiamo avanti come amministrazione anche per valorizzare questo paese, e come facciamo tutte le altre manifestazioni di Rivara. Però la fiera è il clou perché è quella che coinvolge di più tutti i rivaresi, dalla parte centrale delle commercianti alla parte degli agricoltori, degli allevatori, e quindi diamo visibilità anche proprio a questo aspetto. L'impegno ce l'abbiamo messo, continuiamo a metterlo, non solo in questa manifestazione ma in tutte, e speriamo che venga fuori una bella manifestazione col fatto che, soprattutto del tempo, perché è il tempo che si deve accompagnare, avendo l'esposizione del mattino degli allevatori che portano il loro bestiame, e quindi logicamente se fa brutto non possiamo. La giornata si svolge al mattino, partiremo già presto con il grosso mercato, fiera, che occuperà non solo il centro del paese del mercato, ma normale, molte più vie del paese. Anche all'interno del parco di Villogliana ci saranno degli espositori particolari. E poi avremo un pranzo che quest'anno abbiamo deciso di farlo all'aperto. Lo faremo proprio nel parco di Villogliani, un pranzo sotto le piante del parco, che è bellissimo. Se fa brutto ci sposteremo nella palestra, però speriamo che faccia bello. Al pomeriggio la premiazione degli allevatori e alla sera i tradizionali fuochi artificiali. Dopo i fuochi artificiali ci sarà la finale del Palio dei Rioni. Palio dei Rioni che, come hai detto tu, ci sarà prima questo fine settimana per i bambini, il sabato, e anche all'interno del raduno del memorial, primo memorial di Gianni Rolle, ci sarà anche una gara del Palio dei Rioni, perché il Palio dei Rioni è una di quelle cose che è nel cuore di Rivara, quindi tutti i borghi in modo amichevole si sfidano tra loro per portare avanti questa grossa tradizione. Abbiamo qui con noi anche il presidente della 153esima fiera autunnale, il presidente di quest'anno, Gian Domenico Mussatti, che ha accolto favorevolmente la richiesta dell'amministrazione. Sì, sono stato chiamato dalla giunta comunale di Rivara per fare il presidente, dato che io ero di Camagna e ho accettato volentieri questa bella festa. E niente, vediamo come si svolgerà. Abbiamo fatto fare delle targhe per dare alle varie associazioni. I bambini ci sarà un gonfiabile, che così possono divertirsi, scivolare da questo gonfiabile, e speriamo, come ha detto il sindaco, che il tempo faccia bello, che così mangiamo fuori all'aperto. Ci sono altre iniziative. Il presidente fa parte delle attività vive di Rivara, anche se lui adesso ha l'attività a Busano, comunque è un Mussatti è un pilastro di Camagna, difatti nelle targhe che diceva lui ci sarà Camagna quest'anno per la prima volta, non solo il centro del paese ma anche le borgate, quindi sono rappresentate. Quindi si è dato subito da fare, ha scelto anche lui il menù del pranzo, si è dato da fare parecchie cose, quindi questa cosa del gonfiabile l'ha proposto lui per i bambini, quindi è un presidente che ci sta dando una mano in questa attività molto, molto bene. Quindi.
una fiera zootecnica, quindi dove l'agricoltura ha ovviamente notevolmente un ruolo importante all'interno della fiera. Prossimamente, nei prossimi anni, ci sarà di nuovo un agricoltore presidente della fiera, secondo te? O... Se ci è fatto già avanti un allevatore per il prossimo anno, che farà lui, quindi passeremo un po' tra le attività artigianali, industriali e la parte agricola. Il prossimo anno c'è già uno che si è presentato, lo presenteremo il giorno della fiera, però non lo dico il nome perché sarà una sorpresa per il giorno della fiera, quindi sarà presentato in quel momento. Quest'anno effettivamente per l'agricoltura e l'allevamento è stato un po' brutto, quindi la fiera si deve spingere anche proprio in questo senso. Tra siccità, adesso i costi energetici, è un po' critica anche per loro lavorare, quindi avere comunque l'amministrazione, la fiera, questa vetrina può essere anche per loro uno stimolo ad andare avanti. Ricordiamo che sono parte integrante della fiera anche le associazioni che ruotano intorno all'organizzazione e che vivono in prima persona la festa. In primis mi viene da ricordare la banda rivarese che prenderà parte alla cerimonia di premiazione offrendo un repertorio, il suo repertorio. Ottima per tutte le manifestazioni perché è avere un po' la musica in sottofondo, avere questi ragazzi che si danno da fare, ravviva la festa, fa salire di un grado tutte le feste, tutte le manifestazioni. Quindi quando facciamo, quindi la banda è da ringraziare veramente di cuore perché viene alla fiera, ma viene a tutte le altre manifestazioni proprio per dare quel più della manifestazione. Comunque anche si parlava di associazioni, anche alla fiera comunque ci danno da fare tutte le altre associazioni perché ci danno una mano a organizzare le cose e a parte appunto quello del Palio dei Rioni, ci sarà poi sul sabato successivo che fa parte dell'ambito della fiera, l'ambito del ritorno delle streghe, però ci sono tutte le associazioni che si danno da fare. Piuttosto poi dalla parte delle fiere, del fine settimana lascio poi la parola al vice Vincenzo Martino. Ricordando anche ciò che verrà inaugurato, mi viene anche da pensare al ritorno del Banco di Beneficenza Pro Asilo, l'Asilo Musso Tealdi di Rivara, che comunque è un'istituzione storica del territorio, specialmente di Rivara, dove appunto si potrà andare a tirare dei biglietti con la possibilità di vincere anche dei ricchi premi. Su questo abbiamo proprio insistito perché adesso con la pandemia si era un po' perso questo. Abbiamo insistito che riprendesse questa tradizione del Banco di Beneficenza, anche a sostegno del banco proprio dell'asilo, perché purtroppo ha dei problemi economici non indifferenti, visto che cala il numero dei bambini che lo frequentano, i costi aumentano e allora ho parecchie difficoltà. Il Banco di Beneficenza è una di quelle cose che possono sostenerlo, come abbiamo fatto noi come amministrazione con un contributo straordinario all'asilo proprio per sostenerlo, perché i bambini dobbiamo non allontanarli dal nostro paese, tenerli nel nostro paese e comunque farli andare all'asilo, perché è propedeutico alle scuole elementari, quindi una formazione. La manifestazione riprenderà poi il fine settimana successivo, quindi sabato 24 settembre, dove le streghe ritorneranno a Rivara. Si può dire che tornano a casa andando a ripercorrere quella che è la storia legata a Rivara e al processo delle streghe, legata comunque al castello di Rivara all'epoca medievale. Le streghe ritornano ad essere protagoniste di un piacevole pomeriggio all'interno del centro storico. Siamo qua col vice sindaco Vincenzo Martino che ci spiegherà meglio cosa e come queste streghe torneranno tra di noi sabato 24 settembre. Assolutamente sì, come mi ha anticipato il sindaco, dopo i 2 anni della pandemia nei quali non si era potuto fare questo che era uno degli appuntamenti che a noi stavano molto a cuore, anche perché aveva iniziato proprio a fare un richiamo importante per quello che era la vita, di Rivara, nel portare anche parecchie persone da fuori Rivara. Il gruppo Streghe è un gruppo di signore e anche di amici che aiutano,
che si è ormai da tempo specializzata nel gestire e organizzare questa manifestazione. Lo fa anche molto bene, coinvolgendo commercianti, coinvolgendo privati cittadini che danno la possibilità di entrare nei loro cortili, alcuni cortili storici che se no non si vedrebbero mai, ma sono davvero degli spazi molto interessanti e belli da vedere. Ci saranno molti ospiti, ci saranno musici, ci saranno danze, ci sarà la sera il rogo della strega accompagnato da uno spettacolo di mangiafuoco prima dell'evento. Ci sarà anche modo di degustare le specialità di Rivara in giro per il paese, perché i commercianti e i ristoratori si sono dati disponibili a preparare qualcosa durante la giornata. Ci sarà anche la sorpresa, quest'anno c'è una sorpresa che non sappiamo neanche noi ancora, hanno preparato una strega nuova perché ogni anno viene cambiata. Quella di quest'anno ci hanno detto che è particolare, quindi noi come amministrazione ovviamente abbiamo da subito supportato e appoggiato questa iniziativa, le associazioni per quello che potranno faranno anche la loro parte, quindi ben venga che continui questa manifestazione. Gli eventi collaterali legati alla 153esima fiera autunnale di Rivara si concluderanno domenica 25 settembre con il Trofeo Comune di Rivara. Sì, si concluderà nella domenica tutto quello che è le manifestazioni collaterali alla fiera che vedono scendere in campo i nostri bravi giocatori di bocce che organizzano il Trofeo Comune di Rivara. La società bocciofila rivarese tutti gli anni partecipa alle iniziative organizzando questa gara che coinvolge anche società limitrofe. Quindi abbiamo iniziato con l'inaugurazione del campetto dedicato ad Andrea e concludiamo con un evento sportivo. Quindi abbiamo un po' di tutto all'insegna del sano divertimento e della buona accoglienza che possono dare a Rivara e le loro attività. Vi ringraziamo di averci ascoltato, quindi non abbiamo altro da dirvi che andate alla fiera di Rivara, che sicuramente non resterete delusi. Noi ci vediamo ad una prossima puntata.